Laudetur Jesus Christus. Sempre laudetur Ave Maria. Carissimi amici, fratelli nella fede Apostoli di Maria, ben ritrovati alle nostre tavole rotonde. E intanto facciamo i complimenti a Dorotea per la bellissimo collage che ha fatto per la copertina e per la sigla, il carenale zuppi con, col minestrone, con la, con la zuppa, l'ha fatto lei. Eh? Complimenti eh. perché sa fare molto bene i collage, io mica tanto. Bene, come avete potuto immaginare, allora stasera parleremo del secretismo religioso con l'ecumania, come la chiama Dorotea, cioè il dialogo fra, fra cristiani e, e il dialogo interreligioso fra cristiani e non cristiani, che è diventato proprio una vera e propria ideologia dove si deve cercare per forza un punto in comune mettendo da parte la verità, ma se metti da parte la verità metti da parte Gesù Cristo e allora non siamo più cristiani se metti da parte Gesù Cristo. Questo vale per un cardinale ma vale anche per un, una semplice laica come me. Non ci è permesso farlo, altrimenti, come dice il Signore, giusto, Dorotea? Chi mi riconoscerà davanti agli uomini, io lo riconoscerò davanti al Padre mio, chi mi rinnegherà o disconoscerà davanti agli uomini, io lo disconoscerò davanti al Padre mio. Sì, buonasera a tutti, Ave Maria. Ma il punto che mi fa un po' ridere è che lo nominano Gesù Cristo, ha voglia che lo nominano. Ma non gli danno il giusta, la giusta identità, la corretta identità che dovremmo dare, eh, perché altrimenti il Gesù compagnone, il Gesù che lui stesso, Gesù stesso farebbe sincretismo religioso. Beh, insomma, la vedo un po' dura, questa da poterla accettare. Eh, Costantina Scotella che mi chiede. Sì, 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 domani ah, lo vedo sì. il crocefisso. Sì, grazie. sì, perché l'anno scorso vi ricordavamo, sì. Eh, sì, perché sì, domani sì. è la domenica di passione e tra eh. l'altro <coughs> eh, abbiamo messo grazie per averlo ricordato, perché sulla community di YouTube, se volete, potete scaricare un interessante file che vi racconta la storia della velazio all'interno della chiesa. Perché guardate, che non è veramente molto antica, eh? stiamo parlando mi pare del 1700-1600, eh, non è proprio antichissima, però è bella. È bella, insomma, è bella certo. È però, qualcuno una volta a Dorotea mi disse: però è triste entrare nella chiesa e vedere tutte le immagini velate. Ma Acuna. deve essere, triste. Deve essere, deve triste. essere deve... triste, però è di quella tristezza che è, è, non, non ci deprime, ecco, che è diverso. Non è il, mh, deprimersi, ma essere tristi perché manca qualcuno. Eh. E sappiamo allora, che tornerà. Esatto, è, è qui che viviamo quel momento. Adesso sono le ultime due settimane più impegnative, drammatiche, sul serio, eh, che però eh, noi dobbiamo tentare di rivivere eh, per capire davvero qualcosa. Allora, ehm, concedetemi un, um, un augurio e un saluto speciale, questo me lo dovete, ce lo dovete concedere, a Maria Cristina, una delle voci della preghiera dei Cenacoli di preghiera Apostoli di Maria nel martedì, perché ha un um, grosso problema alla gola, alle corde vocali, adesso dovrà fare tutta una serie di controlli e vi chiederei una preghiera speciale per lei, ecco perché mh, ecco, si possa risolvere nel miglior modo possibile e che sia naturalmente sempre tutto sotto la volontà di nostro Signore, alla quale lei Maria Cristina si è già appunto donata e mh, facendo questo prezioso servizio anche alla, eh, ai Cenacoli di Preghiera e sentiremo certamente la mancanza di questa voce della preghiera. Ecco, Maria Cristina, eh, quando ci ascolterai, se ci ascolterai, ecco, naturalmente ti portiamo nella preghiera con un grazie infinito, intanto per quello che hai già fatto fino ad oggi. E poi certamente restiamo nella preghiera, quella spirituale in comunione con i santi, che la voce non Un Abbraccio da tutti. Comunque lei non si assenterà dai cenacoli, le no, seguirà no, naturalmente. Li seguirà. E, e un caro abbraccio Maria Cristina. Davvero. Speriamo che vada tutto bene. Bene. Allora, ehm, sì, innanzitutto eh, chiariamo una cosa. Ecumenismo, dialogo interreligioso. L'ecumenismo si fa con i cristiani separati. Va bene? I cristiani che eh, hanno deciso di non accettare il suo Pontefice come pastore della Chiesa Cattolica Universale e quindi come loro pastore protestante e prima ancora furono appunto gli ortodossi. E ecco che con presunzione presero questo termine per accusare la Chiesa Cattolica Latina di rito latino, cioè noi, di non essere ortodossi, di essere eterodossi e quindi apostati ecco ah. insomma il tempo e la storia stessa hanno dimostrato che non, non è stata la chiesa di roma a fare apostasia bene e mentre il dialogo interreligioso è un'altra cosa è parlare cercare quelle cose che ci possono unire a livello spirituale a livello che ne so, culturale, eccetera, eccetera, con coloro che non sono battezzati, non sono cristiani, ma appartengono a una qualche religione, che noi preferiamo definire più che religione, culture. Anche se i Santi hanno usato il termine religione maomettana, eccetera, eccetera. Oggi, vista la grande confusione che c'è, sincretismo religioso, ecco, non si farebbe con... Le, eh, con l'ecumenismo e il sincretismo. Il sincretismo avviene col dialogo interreligioso, quello che successe nell'86-1986, purtroppo ad Assisi e così via. E, e pensate voi che il primo documento eh, a fronte di questo dialogo, che però cominciava già ad imbrigliare. La evangelizzazione cattolica è, è stato fatto questo primo documento al Concilio Vaticano II. Ecco, questo diciamo è il parametro. Fino ad allora tutti i Santi, noi oggi venesceremo due, tre, ma tutti i Santi nella storia nel tempo della Chiesa, lo stesso Magistero, che ha sempre avuto parole di carità verso chi non era cristiano. Anche verso i musulmani. I martiri che abbiamo avuto lo sa, solo e Dio, e, e di conseguenza eh, è sempre stata ferma sul condannare, e certamente, alcun senso di avvicendamento tra la fede cristiana e la fede islamica non è possibile. Non, non, non può esserci nessun accostamento ecco perché provocatoriamente abbiamo fatto un po' quell'immagine e poi appunto chiamarlo definirle le insuppate di zuppi abbiamo giocato un po' sul nome perché Perché e, e, semplicemente qui stiamo non so se qualcuno se lo ricorda il famoso uh, sketch eh, dei, mh, del ritorno dei mostri eccetera eccetera con il grande Vittorio Gasma lo zuppone alla porcara ecco io lo chiamo queste cose, questi incontri, io li chiamo lo Zuppona la porcara. A Roma chiamatelo poi minestrone, eh? come da tutte le parti del mondo, il minestrone che è buonissimo, peraltro, ma in religione, no? e parlando di nostro Signore Gesù Cristo, no, che non va più bene. È evidente come adesso un po' vi dimostreremo. di... Ecco, no, ecco. Volevo solo ricordare che tu hai ricordato il primo incontro interreligioso, Assisi 86, a Sisi nel 1986, che fu organizzato dalla comunità Sant'Egidio e il cardinale Zuppi è membro della comunità Sant'Egidio. Quindi diciamo questa, io la chiamo ideologia eh, sincretista eh, sulla religione, e ce l'ha nel, nel suo DNA, ecco, nella mentalità. Ma ce l'hanno un po' tutti a inaugurare la stagione, diciamoci la verità fu Giovanni Paolo II, anzi prima Paolo VI, ma eh, Paolo VI ancora si era limitato semplicemente ad alcune aperture e eh, chi fece proprio quel danno enorme, tanto è vero che nel 1986 eh, Ratzinger, che era prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede, fu uno dei pochi a lamentarsi di come fu organizzato di come attenzione perché gira, è, non ci andò perché era contro. No, 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 no. Ratzinger fu contrario a come era stato organizzato. Chiaro? Perché vide immediatamente il sincretismo religioso. Tanto è vero che la storia del pollo, del pollo, ragazzi. Scannato sull'altare di Santa Chiara nella Basilica di Assisi, è verissimo è stata riportata anche da Messori, dal Corriere della Sera. È verissimo e dello stesso altare che. Eh? Poi ci fu il terremoto. E, e dove Su quell'altare è crollato giù tutto. Guarda caso. Col terremoto di 12 hanno anni 12. Devo rifare tutta la consacrazione. Allora e mh, ecco diciamo che eh, non solo la statua di buddha sull'altare davanti alla tomba c'ho le foto sull'altare davanti alla tomba di san francesco l'altare dove si celebra la messa lì ad assisi c'era buddha eh, insomma, quindi ehm, ma già ancora prima insomma come era stata organizzata eh, a Ratzinger non piacque disse che c'erano molti elementi equivoci disturbatori e che portavano un po al sincretismo religioso e lui non ci andò insistette con Giovanni Paolo II perché poi mi pare che si è ripetuta dieci anni dopo nel 96 sì. e lui insistette eh? sì mi sì pare, no. eh... C'è stata eh, 86, 96, terremoto l'anno dopo, nel 97, e 2002 e 2007. Perché poi Ratzinger in questo tempo chiese a Giovanni Paolo II di, fare un di poter fare un documento che chiarisse la questione e scaturì la Dominus Jesus. Nel 2002, mi pare, Esther? 2000, anno santo. 2000, ecco. Se andate nel sito eh, del cooperatore Sveritati, Dom, veritatis Dominus Jesus, lo trovate subito. C'è una domanda di, di sincretismo, Serafina. Serafini, Simona. Sì, ma è, è semplice. Il cioè, sincretismo è quello che ha fatto Zuppi, mettere eh, in questo caso il digiuno quaresimale cattolico sullo stesso piano del Ramadan, che è digiuno di questo tempo che varia anche da loro è una festa mobile che sarebbe la Pasqua poi alla fine, la fine del loro Ramadan è la Pasqua loro ma non perché Gesù risorge <ride> questo è, la, è il problema invece il suppi che fa l'ha messo sullo stesso piano il digiuno del Ramadan e il digiuno cattolico per quale motivo? Perché praticamente ci sono quattro elementi che secondo lui sono in comune l'elemosina Astenersi dai peccati, <ride> Vabbè. cioè, nel resto dell'anno si possono fare dal mangiare, ma mangiare niente dal bere, non possono bere neppure un bicchiere d'acqua. Eh? Attenzione, tant'è vero che loro usano, pensate, che curiosità prima dell'alba mangiare e eh, come si chiama l'anguria, perché l'anguria aiuta contro eh, un periodo, un momento di, di siccità e di non poter bere, se sei senza acqua ti aiuta a far passare parecchie ore senza quel desiderio ma c'è un problema ah, e poi l'elemosina mm? attenzione a questo elemento c'è solo un problema che al tramonto di ogni giorno possono fare quello che vogliono possono mangiare Ah, e bisogna astenersi dai rapporti sessuali. Allora, qui non si specifica poi che non fa l'adulterio, quello, quella. No, non, ti devi astenere da qualsiasi rapporto sessuale. Dopo il tramonto lo puoi fare. All'alba devi ricominciare. Allora, mettermi queste cose sullo stesso piano, questo significa sincretismo, no? E mettermelo sullo stesso piano del digiuno cattolico non lo accetto. Caro, eccellenza, eminenza, reverendissima, cardinale Zuppi, a sta zuppata sto minestrone non ci sto. Eh no. Eh, Bisogna anche spiegare il perché, perché non è che noi mo facciamo questo contro, attenzione, il Ramadan, massimo rispetto. Io se avessi un amico musulmano che incominciasse questo periodo, o oh, guarda ci sentiamo quando è finito, So che hai un tempo molto impegnativo, questo qui ti saluto, ti faccio tanti auguri. Stop. Ma non che lo vada a equiparare, vada a dire, e anch'io ho la quaresima, stiamo allo stesso livello, stiamo allo stesso modo, e tu fai lì e ci incontriamo spiritualmente. Ma che gli vai a dire? È pure offensivo nei confronti del, di, di, di un musulmano. Tant'è vero che queste lettere, perché attenzione, non è stato solo zuppi a scriverla. E ci sono stati diversi Vescovi, e queste in queste lettere nessuno, nessun Imam, nessuno della rappresentanza musulmana in Italia gli ha risposto con grazie, nessuno, perché allora non gliene poche fregate meno. Anzi, io ho letto anche in alcuni passaggi di questa lettera di zuppi che trovate sul sito della diocesi di Bologna veramente io se fossi stato musulmano mi sarei offesa perché è andata a nominare Gesù Cristo e come non mi nomini mh, Maometto che è mh, profeta ma è superiore a Gesù perché loro considerano Gesù un profeta ma inferiore a Maometto che non è morto e che non è manco risorto perché Dio l'avrebbe rapito, preso prima che morisse in croce, cioè venne sostituito. Ora lasciamo perdere eh, perché ripeto non è una puntata sull'Islam o, 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 su, o, o, o sul Corano e così via. Eh, il problema è quello cattolico, cioè lo sbaglio l'ha fatto Zuppi. E i, vescovi che, umano, e eh? I vescovi che... E anche gli altri vescovi che hanno fatto la stessa cosa, hanno scritto una lettera eh, per augurare buon Ramadan o per eh, colparare il, il, il Ramadam alla Quaresima, ecco naturalmente. Non è che stiamo facendo una puntata contro Zuppi, attenzione. Eh. No, C'è un atteggiamento di certe pastori. No, 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 io contro quello che ha scritto Zuppi. Sì, certo, sì, sì. sì, 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 sì. No, sì. Questo uh, proliferare di vescovi che oramai... Senza più ritegno, senza più vergogna, veramente fanno queste lettere perché pensano così di essere belli, simpatici, buoni, godibili al mondo. E, ma francamente, non lo so. Dice Manuel? Che, in... che ingenuità: una Chiesa che vuole piacere a tutti e al mondo. Viene in mente il discorso di chiusura del Concilio di Paolo VI, commentato dal professor Manetti. Eh, sì, 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 ma sì, è quello sì. il problema, no? Che si è allargata, ecco perché ho detto sì, zuppi. Ma per questo abbiamo voluto ricordare il 1986. Perché se no, eh, non è un problema che è nato oggi, eh, questo è questo un problema vecchio. E quindi eh, allora, mh, eh, ecco. Esther, ti eh, sì. avevo mandato un link. Non l'hai aperto tu, ce l'hai sotto mano? Se no, lo sì. apro io, no, no, è quello di Don Bosco, e... certo. No, 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 prima, è prima. Ah, quello prima. Okay. Sì, sì. So. Eh, un attimo. Allora. No, quello dalla, dalla nuova bussola, perché... Ah, sì, 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 un attimo solo, eh. Eh. avevo preparato quello di Don Bosco. Eh beh, quello ah, dopo, dopo, facciamo i Santi. Sì, giusto, sì. Allora, un momento no, solo, solo ecco qua. Qui, ci sono, ecco, ci sono solo un paio di passaggi... Allora, un attimo, perché la nuova bussola ha un problema, eh, condividerla eh, sullo schermo va ingrandita, se no non si legge bene. Ecco qua, meglio far così, ecco. Così va meglio? Si legge un po' meglio? Ecco, sì, 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 sì. Eh, questo okay. anno, ecco, è di chi è? Di Spuntoni, <ride> mi pare. No, è di de, Luisella Scrosati, ecco qui. Ah, ecco, ecco, no, ha fatto un bel articolo ecco ci sono un paio di passaggi se vai più giù sì. ecco quando parliamo di sincretismo Serafini scusa vai più su a Serafina eh, Simoni Serafini Simona mm. ecco sì no esser se vai più su con il io non posso usarlo il cursore ah, più su così ecco e vai più su al titolo ecco qui sì, che, ecco qua. Ecco, e fratelli e sorelle, delle, intessendo un Irenico, eccolo lì: parallelismo tra il digiuno islamico e quello quaresimale. Basta dimenticare che a fare la differenza è Cristo. Allora, noi digiuniamo per chi? Per dimagrire? La penitenza dove sta? Andiamo più giù adesso, ci sono un paio di passaggi che vanno presi in considerazione. Eccolo, intanto sottolineiamo e condividiamo che il pro... scusa, ecco, così, ecco, scusa, ecco, stavo che problema non è augurare un buon Ramadan ad un amico musulmano, e nemmeno che un'autorità religiosa o civile porga questi auguri in modo informale all'imam della comunità più vicina. Il problema è che un arcivescovo cattolico cardinale di Santa Romana Chiesa, a nome della sua diocesi, scriva una sorta di lettera pastorale. Ma stiamo fuori? Ai fratelli e sorelle credenti nell'Islam. Attenzione poi, perché loro non credono nell'Islam. L'Islam sono loro. Loro credono che vuol dire sottomissione, Islam, letteralmente vuol dire sottomissione. Questo vuol dire Islam. Loro credono, sono credenti in che cosa? Nel Corano. Allora aspetta un po', tu zuppi, eccolo lì come comincia lo zuppone alla porcara: stai dicendo che il Corano è un testo sacro che lo sia per loro, a me non importa. E non li vado a offendere perché credono nel Corano, è evidente questo. Ma non posso dire che è un testo sacro, che è un valore. Il Corano non è un valore soprattutto perché è anche scritto nel Corano che Gesù Cristo non è Dio, che non è morto e non è risorto e che la Trinità è una panzanata nostra. C'è nel Corano la condanna ai cristiani. C'è nel Corano la condanna per uccidere i cristiani e gli ebrei. Allora, ai fratelli e sorelle credenti nel Corano, non nell'Islam, perché la frase tradotta è credenti nella sottomissione. Ma che vuol dire? ossia fare quello che ha fatto l'arcivescovo di Bologna e poi l'hanno fatto anche altri vescovi ecco e poi qui eh, spiega appunto i vari motivi possiamo andare anche giù sotto sì e, dimmi tu basta eh. ecco Ancora? ecco ecco anziché fare una semplice telefonata all'imam si mette a scrivere una lettera pastorale ai musulmani. Può accadere una cosa sola: che scelga la strada dell'approccio più irenico possibile, che si traduce nel più meschino indifferentismo religioso. Torniamo al concetto del sincretismo, cioè siamo sullo stesso livello. Musulmani e cristiani sono sullo stesso livello spirituale. Capite dove si arriva? Gesù Cristo. Quindi è sullo stesso livello di chi? Di Maometto. Ah, eh, loro questo non lo possono neppure accettare, fanno bene, hanno ragione, hanno ragione se dovessero offendere, se si dovessero offendere. Bene, e qui dice e eh, finisce con l'equazione Ramadan uguale Quaresima. Mm. Un'equazione che richiede ovviamente un piccolo sacrificio, quello di Gesù Cristo, che vuoi che sia, tanto è già morto, tanto è già risorto, ha già pagato tutto, è già fatto tutto, ha già vinto tutto, quindi non si offende se per amore della pace, eccola lì, noi diciamo ai fratelli e sorelle dell'Islam. Guardate che siamo allo stesso livello. Beh, se qualcuno di quelli ti manda quel paese, e eh, mica ci avrebbe torto, non ci avrebbe assolutamente alcun torto. Forse è per questo che non hanno risposto. Quindi, eh, ecco, il, il testo è banale, effettivamente. Dice eh, queste parole: la lettura, il testo di eh, Zuppi. La lettura più intensa dei testi sacri, per noi la Bibbia e per voi il Corano, sorregga la vita spirituale e la spinga ad atti di misericordia. Noi la Bibbia, voi il Corano. Giusto per non dimenticare che facciamo parte no, delle religioni del libro. Peccato... La nostra non è... Eh. Esatto. Scusa Donutas, no, 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 giusto quello che stai a dire. Che noi, la nostra... non la esatto. eh. noi non siamo la religione del libro. Esatto. Noi non siamo la religione del libro. L'Islam sì, ma noi no. La Bibbia, la Bibbia è, una è una fonte tutto. della rivelazione, ma non è la rivelazione. Capite che problema grave che c'è alla maggior parte della gente, dei fedeli che avrà letto questa lettera? A molti magari non gliene sarà affregata nulla, ma a quelli eh, che stanno con eh, purtroppo questa pastorale modernista sicuramente avranno applausi. Che bello, che bello che ha scritto, tenerissimo, quanto oh, zuppi zuppi. Poco oltre il Ramadan, Quaresima, come il mese che apre alla gioia, per noi è la festa di Pasqua. Attenzione bene. Nella quale, eccolo qui l'unica volta in cui usa il, il nome Gesù Cristo, nella quale celebriamo il trionfo di Gesù sulla morte e il male, a favore di tutti gli uomini e donne di ogni tempo e ogni luogo. Punto e virgola. Per voi è la festa della rottura del digiuno, un'onda straordinaria di gioia comunitaria. Già, voi fate così. Noi famo cosa? Qual è il problema? Nessun problema. E mica si offende Gesù Cristo. Gesù Cristo è noi, è per noi, mica è per voi. Eccolo. Non è, più il, non è più il fine Gesù, è un mezzo. Capite? Cioè è il mezzo a noi per fare il digiuno. Ricordarci che è morto e risorto. Per tutti gli uomini, però. Ma non importa. Voi fate il vostro bel Ramadan? A parte che dire ai musulmani nella quale celebriamo il trionfo di Gesù Cristo sulla morte e il male, a favore, eccetera eccetera, quelli che prendono il Corano e ti dicono: No, no, nel libro nostro sacro c'è scritto che non è andata così. Il trionfo di Gesù, poi con questo modo di trattare Gesù come il compagnone nella quale nel... celebriamo il trionfo di Gesù, no mica per dire nostro Signore Gesù Cristo Signore Dio no che okay. parlare di Gesù Cristo come Dio ma stiamo scherzando è quello che è successo col documento di Abu Dhabi io lo chiamo il Dio di Abu Dhabi perché Gesù Cristo nel documento non c'è, c'è Dio non si sa se è trino però, perché il nostro Dio è trino ragazzi è uno e trino siccome poi i musulmani sono molto frastagliati fra loro c'è una parte di loro che non ci considera noi non ci considera nemmeno monoteisti ma politeisti addirittura esatto. pensate un po' a noi ci accusavano anche di essere come si chiamano quelli che mangiano la carne umana eh, aspetta eh. ma cioè come, come si su? chiamano quelli che mangiano la carne umana gli antropofagi gli antropofagi, antropofagi sì ci hanno sempre accusato di antro... eh beh, io antropofagia. Sì. Sì, io ho il mio vocabolario, il mio marito di là, che sì. ci aiuto. Allora, capite come. Guardate, ripeto, ripeto perché si, stesse, si fosse collegato adesso. Questo no, non è cani... un video contro il Ramadan o per giudicare mm. il Corano, l'Islam, eccetera. No, è per criticare. Cattolicamente un cardinale, quei vescovi che gli sono andati dietro, che hanno scritto gli auguri come lettere pastorali, quasi, e, ma quello era il senso e quello è lo spessore, no? Equiparando il, il digiuno del Ramadan con il digiuno cattolico quaresimale. No, non ci stiamo. Ragazzi, vi dovete rifiutare, dovete rigettare una cosa di questo genere. Con la carità, insomma, noi l'abbiamo fatto un po' provocando con l'immagine e con il titolo, però ecco, è un'insuppata, è un minestrone alla porcara, suppone alla porcara proprio. Bene, quindi, e d'altra parte continua l'arcivescovo di Bologna, nella nostra come nella vostra celebrazione, Cioè, ma vi rendete conto? Nella vostra come nella nostra celebrazione, sta parlando di Pasqua, Leggo e celebrazione. Leggo la verità profonda della gioia, la gioia maiuscolo. Quindi per Zuppi, questa gioia, Dio, il Dio che accomuna musulmani e cattolici. Non è più però Gesù Cristo, per Zuppi lo è. Qualcuno ha detto, ma crede? Sì, sì, che credono. Il problema è che siamo in una nuova forma di eresia ariana. Siamo in un ribaltamento dove Gesù diventa il mezzo e l'uomo è il fine. Capite? Eh. Quindi la descrizione di questo povero Cristo ve la lascio immaginare. Eh. E quindi le parole di Zuppi, eh? nella nostra come nella vostra celebrazione leggo la verità profonda della gioia. Questa sarebbe la Pasqua nostra, eh? quella del Ramadan perché si con, eh, eh, cade sempre appunto alla fine del Ramadan che è la loro Pasqua. Ma ovviamente non si può chiamare così, perché la Pasqua questo passaggio termini che si sono scippati un po' qua, un po' là per fare lo zuppona la porcara. Infatti nel Corano non si parla di Pasqua. La gioia veramente eh, Ecco, scusate, che per essere veramente tale questa gioia non deve avere confini. Ora, gioia scritto con la maiuscola significa che per suppi è Dio, il quale appunto per essere veramente tale, cioè questa gioia, non deve avere confini, ossia non ce lo teniamo noi, ce l'avete anche voi. È una gioia che pervade il mondo intero. La gioia veramente tale, persino maiuscola però senza Gesù Cristo appunto, il quale però pare abbia detto qualcosa sul fatto che la gioia piena dipende dal fatto che la sua gioia sia in noi, giustamente fa notare la scrosati. E che questa sua gioia è possibile solo se rimaniamo nel suo amore, nei suoi comandamenti. Vi ricordate, no? Chi è che mi ama? È che osserva i miei comandamenti. Quello mi ama. E sono loro che hanno ridotto la questione del comandamento ama il prossimo tuo. Manco più ama Dio, ma ama direttamente il prossimo come te stesso e la chiude. Come ti pare, però non come Gesù ci ha amati, come ti pare, amalo come ti pare. Come ti pare, come ti pare perché? È perché se non puoi fare altro è sufficiente quello che fai, non ti preoccupare. No? Ecco, e quindi che questo amore dipende appunto dai Suoi comandamenti e quindi qui parla anche infatti a Bergamo che anche qui questo è un sacerdote che appunto anche altri hanno fatto è allora, eh, solo possiamo... una cosa Dorotea il vescovo di Bergamo Besci è stato il primo vescovo italiano a sfoggiare eh, il, il pettorale uguale a quello di Papa Francesco ecco vabbè ecco, ecco. piccole curiosità eh sì eh sì Insomma, quindi la Quaresima, allora, per dirla in breve, perché sta sbagliando Zuppi? Noi non è che siamo più bravi di lui, nel senso che non ha... lui sicuramente ne avrà 3, 4, 10 di lauree in teologia, non mi interessano, perché grazie a Dio eh, sapere certe cose eh, noi non stiamo entrando nel merito della teologia, rimaniamo sopra in superficie al catechismo. ok? Alla fede della Chiesa, alla fede dei padri, dei santi, dei dottori della Chiesa. Eh, questi sono i veri maestri, perché noi non siamo la religione del libro, mh? neanche dei libri dei teologi. Eh, attenzione: sono i maestri che ci possono aiutare. Ecco un paio di passaggi, tanto per aiutarci. Il messaggio fondamentale del Corano è l'affermazione dell'esistenza di un Dio unico. Va bene, loro lo riprendono da Abramo, Isacco, Mosè, ok? Infatti loro il Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe e lì si sono fermati, però perché? Perché il Corano è una scoppiazzatura della Bibbia. Ci dispiace, dopo ve lo proveremo con San Giovanni Bosco e se volete anche prima Sant'Alfonso Maria dei Liguori. Quindi questo eh. Dio unico, creatore dell'universo, eccetera, tutti pensieri belli, 99 nomi, voi pensate 99 nomi che sono dei titoli onorifici bellissimi, il misericordioso, il santo, quello e quell'altro, gliene manca uno, il centesimo, sapete qual è? Padre. Padre. Perché? Perché per loro Dio non è persona. Per loro è una bestemmia dire che Gesù Cristo è figlio di Dio. Quindi di Lui non si può dire nulla di questo Dio se non che è grande, misericordioso e compassionevole. Bene, ok. Il problema è che il nostro Dio si è rivelato. È uno sì, ma è anche trino. E non lo possiamo dividere. Se lo dividiamo, Facciamo apostasia semplice. Quindi no, non possiamo essere assolutamente messi il digiuno quaresimale con Ramadana sullo stesso piano. Diffidate di preti, vescovi, persino papi, di chiunque, anche Giovanni Paolo II, si siano sbagliato. Ma loro non l'hanno fatto questo accostamento, però comunque le porte eh. erano. Aperte. Scusa Dorotea, scusa se, se ti interrompo. Meglio rispondere subito, se no, magari sullo staff, eh, sì, sullo staff sulla chat comincio a parlare di questo. Gaetano è una fake news: no, è, una, è fake una fake news, era una Bibbia tradotta in arabo, era una Bibbia tradotta in arabo che quel, eh, quella persona, che non era cristiana, ma araba gli ha portato in dono perché era scritta a mano dai cristiani arabi. A mano dai cristiani arabi. Ragazzi, non andate a sentire è come quelli che stanno ricominciando con Suor Lucia Sosia, la sosia di Suor Lucia. Vi prego, non correte dietro a tutto. Ma vi pare okay. che davvero Giovanni Paolo II sta lì che bacia il Corano? Ne ha fatte ok, d'accordo, ma non era così stupido, ragazzi. Dai. Fate bene voi a Roma a, chiamare, a chiamarle bufale le fake news, sì. eh, Dorotea. Mi raccomando, dai, su. sì. Allora, il mese di Ramadan, quindi, ehm, ehm, ecco, la Quaresima invece per la Chiesa Cattolica, eh, eh, che ha inizio appunto, voi sapete, con le ceneri, ha tutto un percorso, ma che si fonda. Non semplicemente sul Dio unico, misericordioso, eccetera, eccetera, ma la battaglia che Dio ha fatto per noi. Anche questo elemento manca. Anche questo elemento manca. Allora, o Zuppi è una vita che non fa più una quaresima come si deve, e non avrei dubbio a pensarlo perché ormai la quaresima nelle parrocchie non si fa praticamente più, si sì. è ridotta al venerdì con le vie crucis. Lasciamo perdere le meditazioni spaventose che si fanno. Si commemora tutto fuorché Gesù. State attenti: si commemora di tutto fuorché Gesù. Allora, eh, e infine, l'unica cosa ecco, che ci tenevo è rompere il digiuno nel mese del Ramadan, per esempio, senza una motivazione valida. E equivale a commettere mh, un peccato una trasgressione molto grave e secondo i religiosi più osservanti l'interruzione volontaria del digiuno addirittura è più grave di un adulterio vedete un po' voi quindi il digiuno è un'imposizione il concetto nostro di imposizione è alla questione della volontà come offerta gradita a Dio. Qui ha altri elementi che non sono assolutamente nemmeno avvicinabili al cattolicesimo. Bene, allora mh, volevi... No, che... continua Dorotea, poi appena è terminato no, rispondiamo questo, alle questo domande. Abbiamo chiuso l'aspetto, adesso arriviamo sì. a quello che insegna la Chiesa, i Santi i Padri. Ecco. poi rispondiamo alle vostre domande le stiamo segnando no, tranquilli. No, vediamo se possiamo anche rispondere a qualcuna ah. domanda, se no sottovalutiamo. Va bene, okay. Già, allora facciamone int... tre. Dai. Sì, allora intanto Eva è arrivata dopo, quindi sì, abbiamo detto che anche Papa Benedetto ha partecipato a un incontro certo. di Assisi, ma era molto diverso da quelli precedenti. Certo, certo. Non che andasse bene, ma Almeno non hanno fatto le porte. Aveva fatto delle... quella dominus su Jesus dove aveva messo quei paletti che lui rispettò. Poi il problema qual è però? Che il via libera l'ha dato il concilio e allora Beh. ritorniamo sempre lì. <ride> però ci sono problema. delle aperture che si possono accettare, incontri che si possono anche fare. E io ricorderò sempre una frase di Sant'Agostino quando gli chiesero se fosse stato il caso di poter celebrare il pater noster insieme con gli eretici i cristiani che avevano apostatato. Sapete che all'epoca di Sant'Agostino ce n'erano tanti. Sant'Agostino gli dice "Certo che va, va assolutamente recitato insieme finché saranno loro a chiederlo". Finché saranno loro a chiederlo, noi dobbiamo recitare insieme a loro il pater perché potrebbero appunto riprendersi. Capite? Quindi la chiusura totale. No, non c'è mai stata da parte dei padri eh, della Chiesa. Eh. Bisogna semplicemente essere un po' più attenti a quello che si trasmette. Speriamo, ecco, leggendovi quei passaggi eh, di, del Cardinale Suppi, la gravità delle sue parole che noi non possiamo assolutamente accettare, e manco se le dicessero. Sacerdoti simili in modo simile nelle parrocchie dovete imporvi con, con carità, con educazione e con rispetto come facevano i Santi, tra poco vedremo come facevano i Santi, esatto. Dunque, poi dice Manuel che Zuppi è proprio la zuppa che oggi va di moda, pacione, trasversale, politicamente corretto, cattolico non convenzionale, sarebbe meglio dire, perché Stagliano ha criticato i cattolici convenzionali, li ha chiamati così quelli che non hanno accettato la fiducia supplicans, sbandato a sinistra. Sì, Ma è vero. Ma pure dappertutto, sbandano dove, dove capita. Il nuovo cattolico di cui si parlava negli anni 70, ti ricordi no Dorotea, il cattolico Deve essere nuovo, deve cambiare. Sì, sì, è vero. Sì, e sì, deve sì, andare verso tutti. Quindi, diciamo che provenendo da sinistra, eh, da, da quelle sinistre moderate di quei tempi, con la comunità Sant'Egidio ha fatto il resto e loro l'hanno promozionalizzato così bene da farlo diventare quello che è diventato. Mm. Ecco, poi, eh, poi è vero, piacione, piacere per tutti. Da qui abbiamo anche il Cristo compa il Gesù compagnone, no, Dorotea, che è un Cristo che piaccia per tutti, che piace a tutti, no? Eh sì. eh sì. E poi dice Salvo che è brutto sentire da persone grandi, cattoliche che parlano di altre religioni e affermano che crediamo tutte nello stesso Dio, eh, e questo invece è il punto, non, non crediamo nello di stesso Dio. Dio... Eh, ma noi abbiamo un nome eh, cioè San Paolo lo ha detto che ha detto non ha detto che nel nome di Dio cioè inteso Dio nome di persona Dio non è nome di persona e San Paolo infatti cosa dice quale nome usa di persona Gesù Cristo Gesù. Infatti quando lui nel nome di Gesù ogni ginocchio si pieghi sul cielo e sulla terra e negli inferi e ogni lupo proclami che Gesù è il Salvatore quando lui arriva a Corinto e vede che i pagani, che con, al Dio ignoto, il Dio degli ebrei che non conoscevano, no? e lui dice: Io ve lo voglio far conoscere, il Dio ignoto è Gesù Cristo. E quello è il punto. Invece, hanno stravolto, grazie al Cardinale Ravasi, un filo massonico, ma non perché è massone, lasciate perdere. È un filo simpaticone. Anche questo è un altro di quelli piacioni che piacciono, eccetera, eccetera, della grande cultura. Questo è un altro errore di Benedetto XVI, però, e bisogna dirlo: la conosco la storia di Ravasi. E che con il cortile dei Gentili ha stravolto le parole di San Paolo, stanno stravolgendo le sacre scritture, le stanno rinterpretando, e questo non glielo possiamo permettere, ma. Dobbiamo agire in un modo caritatevole, con la formazione, serenità, non come vi siete arrabbiati alcuni ieri perché Estera, pubblicando il video che hanno fatto con il professor Porfiri si è messa, si è aggiunto un ospite portato dal maestro Porfiri che è, mh, non la pensa come noi, ecco sto concetto non mi piace però è vero, è un filo montiniano eccetera eccetera ma al di là di questo però è uno che opera statistiche, fa statistiche, ma le sue nozioni sono state molto interessanti, proprio che ci hanno fatto capire dove stanno sbagliando. Quindi dobbiamo anche ringraziarlo. Ragazzi, si ringraziano le persone, non è che è sempre tutte a quel paese. Eh. Comunque lasciare l'analisi sul crollo. Del, della partecipazione alla messa sono giuste e eh, questo va riconosciuto. Esatto, va riconosciuto. Poi no, noi non possiamo giudicare la fede di nessuno perché lo, lo ripetiamo sempre io e Dorotea. Non facciamo processi all'intenzione delle persone, parliamo di fatti oggettivamente pro problematici e poi ci rimettiamo al giudizio della Chiesa. Ecco. Esatto, questo... noi ci rimettiamo al giudizio della Chiesa. Sappiamo che certe cose la pastorale, perché non è la Chiesa cattolica, perché non c'è stato niente di dogmatico, c'è una dottrina ordinaria che bisogna obbedire, essere obbedienti. Ma lo si può fare fino a un certo punto, eh, fino a un certo punto, fino a dove Gesù Cristo non mi viene nascosto o Gesù Cristo non mi viene presentato come un Dio anonimo, di cui della Trinità non si parla mh, di niente, si parla di un Dio astratto. Capite che eh, uno si ferma e dice: Aspettate un attimo, ecco. Una domanda retorica di Giuseppe. Se Gesù avesse dialogato come fanno oggi i nostri ministri della Chiesa sarebbe stato crocifisso. Ricordi cosa dice a Giuda? No, Giuda, Giuda, quello che devi fare, fallo presto. E cosa gli dicono anche i. E I maestri della legge, gli scribi e farisei, ma noi non ti condanniamo per le opere buone, ma per la tua dottrina. Perché da ah, uomo Gesù ti fai. Era consapevole, è venuto per quello, ha sgridato a Pietro. Se vi ricordate, perché quando Pietro ha capito, dice: No, no, allora non ci andiamo a Gerusalemme, tu non sarai mai crocifisso, non morirai mai. Eh, Gesù gli ha dato con quella parola, vai dietro a me, Satana. No? È, è come se gli avesse dato un bel calcio nel sedere cammina, pedala eh? ecco quindi <ride> beh, beh, beh. l'ultima cosa Dorotea poi continuiamo ecco, Anna Russo dice a questo punto viene da pensare che, visto la presenza dei musulmani in Italia sta crescendo, Zuppi se li, vo li voglia fare amici in caso di attacco da parte dei musulmani siano più teneri verso i cattolici. Beh, non penso allora... che Cardinale Zuppi sia così stupido da pensare una cosa del genere perché non, non funzionerebbe. Ma loro contano molto su, ecco, c'è stato questo sotto il pontificato di Benedetto XVI, ma anche di Giovanni Paolo II, perché l'ha avviato lui questo concetto di. Islam moderato. L'Islam moderato non esiste. Sarà una grande delusione per tutti coloro che hanno creduto in questi anni in, in un Islam moderato. Esiste l'Islam semplicemente che eh, rispetta la tua religione, ma laddove può, perché dopo leggeremo un passaggio tremendo. Della lettera di Charles de Foucault, santo è eh? stato dichiarato santo, ragazzi, è stato ucciso dall'Islam. E con lui, attenzione, morirono quei musulmani che lo avevano aiutato. Musulmani che lo avevano aiutato, quindi non esiste un Islam moderato perché quelli lì erano eh, musulmani. Ma facevano e vivevano la loro propria religione. È quando diventano maggioranza che diventano un pericolo. E non te la perdonano. Poi, in nome dell'amicizia, ti possono far morire in modo più, dol più dolce e farti quando, più di meno. Quando queste cose nel 2000 le disse il cardinale Biffi, volevano incriminarlo per crimini d'odio. <ride> Eh, bisognerebbe leggere un po' la storia, non è cambiata perché? perché il loro Corano non gli fa cambiare idea, non gli fa cambiare. Loro lo devono imparare a memoria, ragazzi. Perché quello è, loro sono la religione del libro. Quello che dice il libro è Dio. Stop, non, non, non si discute. Loro non fanno discussioni teologiche, infatti. Sì, c'hanno la, la la come si chiama la, i sunniti eh, hanno diverse aree eh, c'hanno diversi loro non c'hanno un magistero unico non hanno un papa ogni imam nella sua zona dipendentemente anche da quanto è ricco da quanto è potente da quanto potere ha, eccetera eccetera fa il bello e il cattivo tempo con eh, il corano per esempio perdonate l'infibulazione alle donne non c'è scritta nel corano per esempio sono delle interpretazioni che degli imam in ambienti più ristretti settari hanno fatto allora dice allora ci sono eh, eh, l'islam moderato no perché quello che abbiamo a casa nostra o non è e non perché esiste il musulmano ateo eh, però quando ci sarà la resa de, perché gli piace vivere all'occidentale però, quando si renderanno conto, dovessero mai rendersi conto di essere la maggioranza, dovranno rispondere. Perché se rimangono con noi moriranno con noi. Non avranno altra scelta, non c'è la via di mezzo. Poi lo vedremo comunque con Charles de Foucault. Bene, allora adesso facciamo celetore dei Santi, no, Dorotea. Cominciamo eh. con Charles de Foucault o con San Giovanni Bosco? Bah, eh, allora, possiamo cominciare da Sant'Alfonso Maria degli Guori, che è più okay. vecchio. Ci sono sì, anche sì. altri santi primi, abbiamo cercato di prenderli più vicini a noi, un paio, anche perché l'orario incomincia a essere un po' già ristretto. E, mh, allora, un paio di considerazioni, no, da San Francesco, scusate, cominciamo da San Francesco d'Assisi, perché sappiamo perfettamente... Quanto sia stato manipolato quel suo Scusate, viaggio. Non parlate fra di voi in chat, grazie, molto, molto gentile da parte vostra se ascoltate questo nostro appello: di ascoltarci e di non parlare fra di voi in chat. Grazie, molto gentile. Non conoscono la distinzione tra politica e religione, vedremo cosa diranno le cest... Ma mh... no, decisamente, cerchiamo allora di rimanere per cortesia. Non stiamo parlando dell'islam, ma dell'atteggiamento che eh, è L'abbiamo poi... detto all'inizio: questo non è un processo all'Islam. Anzi, io mi tolgo tanto di cappello all'islam in questo momento perché l'errore l'ha fatto zuppi, lo fanno questi nostri Vescovi e questi cardinali. Chiaro? Questo è il problema perché c'è stato un rinnegamento di nostro Signore Gesù Cristo, vero Dio unico, vero Dio, un cardinale veste di rosso per dire questo, non veste di rosso perché deve fare il pagliaccio, infatti non si vestono manco più Ormai vanno di model clergyman io ormai li chiamo gli uomini in nero, men in, in black, sì. eh, almeno quell'altri, gli attori facevano ridere pure di più, allora. San Francesco d'Assisi è stata capovolta, stravolta anche l'incontro col sultano che era Malik al-Kamil. Ne abbiamo fatto anche un incontro con la Cristina Sicardi, che si è parlata di questa manipolazione della figura di San Francesco. Per farla corta, io vi dirò: vi leggo i pezzi presi appunto dal, dalla famosa come si chiama? Ma ve lo dico subito eccolo qua scusate se domani dalle parole ecco c'è da verba fratris e dalla famosa bolla eh, la famosa um, regola bollata oh santo cielo <ride> che dove san francesco comanda ai frati di andare nelle terre dove c'era l'islam i musulmani come agnelli in mezzo ai lupi li definisce lupi Mm? E quindi dove la pecora è il simbolo dell'umiltà stessa di Cristo che va per portare appunto noi dobbiamo andare là per portare Cristo. E qui c'è tutta una descrizione che è stata fatta allora e dice i frati poi, questo è sempre San Francesco, attenzione bene, eh? i frati poi che vanno fra gli infedeli possono comportarsi spiritualmente in mezzo a loro in due modi. Un modo è che non facciano liti o dispute, ma siano soggetti ad ogni creatura umana per amore di Dio e confessino di essere cristiani. Capite? Confessino di essere cristiani. L'altro modo è che quando vedranno che piace al Signore, annunzino anche la parola di Dio perché essi credano in Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. L'unico creatore di tutte le cose, e nel Figlio Redentore e Salvatore, Gesù Cristo, nel quale siamo battezzati e si siano battezzati e siano cristiani, si facciano cristiani, poiché se uno non sarà rinato in acqua e Spirito Santo, non può entrare nel Regno di Dio. Parole di San Francesco d'Assisi e i frati che andavano in mezzo ai musulmani. Poi c'è tutto il racconto, anche qui, mi sa che faremo poi un, un testo, lo metteremo, ecco. Sì, sì. E il sultano sottopose un problema a San Francesco e gli disse il tuo signore ha insegnato nei suoi Vangeli che il male non deve essere ripagato con il male e che non devi rifiutare il tuo mantello a chiunque voglia prendere la tua tunica, eccetera. Tanto più i cristiani non devono invadere le nostre terre. Capite come la mette il sultano? Sì, sì. Sentite la risposta di Francesco. Mi sembra che non abbiate letto il Vangelo di nostro Signore Gesù Cristo nella sua interezza. Cioè, non è che dà la colpa ai crociati che stavano facendo anche un po' di eh, stupidaggini. Mh? E, e la questione dell'invasione non era un'invasione, San Francesco lo sa benissimo, era per andare a liberare la terra santa, i luoghi di nostro Signore. Vedete quanto è intelligente e furbo. Mm? Mi sembra che non abbiate letto il Vangelo di Nostro Signore nella sua interezza. Infatti dice altrove, se il tuo occhio ti fa peccare, strappalo e buttalo via. Con questo Gesù, Nostro Signore, ha voluto insegnarci che se qualcuno, anche un nostro amico o un nostro parente, e anche se c'è caro come il bulbo del nostro occhio, dobbiamo essere disposti a perderlo, a respingerlo, ad estirparlo se cerca di toglierci dalla fede e dall'amore del nostro Dio. È proprio per questo che i cristiani agiscono secondo giustizia quando invadono le terre che abitate e combattono contro di voi perché voi bestemmiate il nome di Cristo e vi sforzate di distogliere dal suo culto quante più persone possibile. Ma se voi doveste riconoscere, confessare e adorare il Creatore e Redentore, i cristiani vi amerebbero come se stessi. Parole di San Francesco. Di Praticamente il sultano stava dicendo, il tuo Vangelo dice che devi comportarti così con me, che sono tuo fratello, però San Francesco le risponde... Tu non hai letto bene il Vangelo perché il Vangelo mi dice che Gesù Cristo viene davanti a tutto e a tutti, anche dal mio stesso fratello che mi è caro come la pupilla dell'occhio mio. Esatto, se doveste deviare e farmi rinunciare a Gesù Cristo, io eh, devo perderlo, rinnegarlo come amico. Ricordiamo San Giovanni Bosco che aveva un caro amico, no? Che, dice, che criticava il Rosario. Cosa dice San Giovanni Bosco? Fra la vostra amicizia e il Rosario, io scelgo il Rosario, cioè Maria. Eh, quindi capite, eh, allora, mh, dopodiché, e qui chiudiamo, così rimangono poi i soli, no? E, e inizia una lunga conversazione tra Francesco e il leader musulmano, questo poi viene appunto poi riportato come cronache francescane. Francesco continuò ad esprimere la sua fede cristiana nel Signore crocifisso e la sua promessa di salvezza. Al Camille continuò ad ascoltare educatamente, senza dubbio, sondando di tanto in tanto per vedere se le omelie di questo piccolo italiano nascondessero un sentimento politico. Cioè lui ascoltava per capire se poteva acchiapparlo in qualche caduta che usava il Vangelo politicamente contro. La sua politica, no, a San Francesco della Politica non gliene fregava niente. Eccolo qui, infatti, dopo diversi colloqui di alcuni giorni e dopo aver constatato che questa discussione non stava facendo progressi politici, il sultano decise di porvi fine e fece un'ultima offerta: se i fratelli fossero rimasti e avessero accettato l'Islam, si sarebbe accorto che erano ben disposti. Si sarebbe, ah, si sarebbe accorto se erano ben disposti. Francesco e il suo compagno rifiutarono categoricamente, dicendo ancora una volta che non erano venuti per convertirsi, ma per predicare il Cristo Salvatore. Così, in un tipico atto di ospitalità medio orientale, Al Camille fece allestire una tavola con stoffa preziose, ornamenti in oro e argento. E invitò i due uomini, Francesco e illuminato che era il frate che l'accompagnava, a scegliere le cose come doni. Con grande sorpresa del sultano Francesco rifiutò e spiegò che la loro religione proibiva loro di accettare doni in denaro e in beni preziosi, però sarebbe stato felice di accettare del cibo per quella giornata. Allora Certo, lui Francesco non convertì il sultano, così almeno sembra. Però è di certo che ha dato una grande lezione. È di certo che ha dato un grande incoraggiamento. Non vi dimenticate che nel frattempo c'erano cristiani che venivano uccisi. Eh? Attenzione: erano stati uccisi, c'erano stati dei frati ammazzati prima, poco prima del suo arrivo. Quindi. E invece lui ha dato una grandissima testimonianza. Ecco, qui abbiamo poi. Eh, dopo ti interrogo su San Giovanni Bosco perché due parole semplicemente di eh, Sant'Alfonso Maria de Liguori. Perché? perché ha scritto della setta di Maometto, infatti la chiama setta, perché non può essere una religione mondiale, è una setta vera e propria. Sono tanti, va bene, ok, ma. Non esci fuori perché quel Dio non è comunicativo, e più che religione, io la chiamerei, ripeto, una cultura. Ci sono degli elementi culturali culturali, cioè ci sono, ma e qui c'è un bellissimo, ehm, insomma, ci sono un paio di cose che Sant'Alfonso ha detto. Io ne ho scelto una brevissima. Maometto riconosceva per divina la missione così di Mosè come di Gesù Cristo, come anche riconosceva per legittima scusate che il linguaggio è quello dell'epoca per legittima l'autorità delle nostre sacre scritture almeno in più parti, dicendo che le altre erano state corrotte, cioè la Bibbia nostra era stata corrotta, capite? Non il Corano che è arrivato 600 anni dopo, non so se mi spiego, 500 anni dopo, ondegli con la sua pretesa religione, che diceva essere la stessa che tennero Mosè e Gesù Cristo, volea riformare e perfezionare non solo la religione giudaica, ma anche la cristiana. Cioè, avete capito? Non lo so. Ma in verità altro non fece che formare una setta che discrepava dall'una e dall'altra. Il paradiso poi che promette la, il Corano... È un paradiso di cui si vergognerebbero anche le bestie, è un paradiso ove non vi sono altri piaceri che sensuali. Dice che ivi sono due orti ornati di alberi, fonti e pomi e donne e che ciascuno avrà in cielo tante mogli quante ne avrà avute in questa terra e l'altre poi saranno tutte loro concubine. Cioè andiamo a prendere Matteo 19 Vabbè, eh, ragazzi, come vedete, è chiaro che il Corano, poi che è venuto dopo, con tanto di rispetto ai musulmani che ci credono, è una copiatura naturalmente della Bibbia, dell'Antico Testamento e dei Vangeli, che erano già stati abbastanza divulgati. Non vi dimenticate che a fare la stesura sarà uno eh, zio mh, ebreo. E, e un eh, monaco apostata un monaco apostata che se non erro era proprio filo ariano ecco quindi questi sono coloro che hanno aiutato eh, maometto a scrivere il corano questa è la storia ecco poi naturalmente loro invece credono al prodigioso calo dal cielo is, mh, ispirato direttamente da dio anzi pagine scritte da dio e con l'aiuto di eh, San Gabriele Arcangelo e eh, voi capite che con l'Annunciazione e il Corano sono due cose veramente vabbè, eh, questo è il problema. Allora, e eh, arriviamo a San Giovanni Bosco Estermo. Eccoci qua. Allora, aspetta che condivido lo schermo così possiamo. Eccoci qua. Bene. Allora, eh, salutiamo gli amici della tradizione Famiglia e Proprietà Italia, che in questo era il 2016, hanno messo Don Bosco spiega l'Islam ai bambini. Sapete, è stato un grande catechista Don Bosco, anche per questo forse è molto caro Dorotea, ecco. Allora, infatti qui ci sono domande e risposte. Allora, dal libro, il cattolico istruito nella sua religione, che poi sarebbe il cattolico provveduto, no? conosciuto anche come sì. il cattolico propeduto ecco sì allora dice eh, San Giovanni Bosco se vi piace io vi parlerò delle altre religioni cominciando dal maometismo F sono i fanciulli sì sì cominciate per dirci che cosa intenda per maometismo P sarebbe il padre per maometismo si intende una raccolta di massime ricavate da varie religioni, le quali praticate giungono a distruggere ogni principio di moralità. Ecco. Il maometismo da Chievi principio e poi vabbè qui risponde che è da Maometto. E di questo Maometto chiedono i fanciulli, abbiamo tanto piacere di sentir parlare, Dite, diteci tutto quello che sapete su di lui. Allora... Questo e poi qui spiega alcune cose, le ha, le ha già dette adesso Dorotea, come, eh, come l'anno eh, 570 nella Mecca, il Mar Rosso, è venuto, eh, il libro sarebbe venuto dal cielo tramite colloqui con la cancella di Gabriele, eccetera. Ok, questo l'abbiamo già detto. I bambini gli chiedono: ma scusi, avrà egli pure tentato di bere miracoli in conferma della sua, della sua predicazione? Maometto non poteva fare alcun miracolo in conferma della sua religione perché non era mandato da Dio. Dio solo è autore di miracoli. Siccome, però, vantavasi superiore a Gesù Cristo, subito gli si chiese che, al par di lui, facesse miracoli. Egli alternamente rispondeva che i miracoli erano stati, con tutto ciò, vantav vantavasi di averne operato uno e diceva che essendo caduto un pezzo della luna nella sua manica egli aveva saputo racconcia racconciarla. In memoria di questo miracolo i mametari presero per divisa la mezzaluna. Ecco, per questo è loro, eh, la mezzaluna è il loro simbolo. Voi direte, o oh, miei figli, e ben con ragione, perciò che un uomo di simili fatta non doveva considerarsi predicatore di una nuova religione. Appunto per questo si sparse la fama che egli era un impastore come perturbatore della pubblica tranquillità i suoi concittadini volevano imprigionarlo e porlo a morte. Perché egli prese la fuga e ritir eh, ritirosi nella città di Medina con alcuni seguaci che lo aiutarono a rendersene padrone. In che cosa propriamente consiste la religione di Maometto? Ecco qui attenzione, eh. la religione di Maometto consiste in un mescolamento di giudaismo, di paganesimo e di cristianesimo. Il libro della legge mumetana è detto, eh, all'epoca si chiamava il Corano, oggi Corano, ossia il libro per eccellenza. Questa religione dice sia anche turca perché è molto diffusa nella Turchia. Musulmana da Mosul, nome che i mumetani danno al direttore della preghiera. Islamismo dal nome di alcuni suoi riformatori, ma è sempre la medesima religione fondata da Maometto. Perché Maometto fece questo mescolamento di varie religioni, chiedono i fanciulli. Perché i popoli dell'Arabia, essendo parte giudei, parte cristiani, altri pagani, egli, per indurli tutti a seguirlo, prese una parte della religione da loro professata e trascelse specialmente quei punti che possono maggiormente favorire i piaceri sensuali. Questo era il paradiso di cui ci parlava prima Sant'Alfonso Maria de Liguori. Bisognava proprio che Maometto fosse un uomo dotto? Niente affatto. Non sapeva nemmeno scrivere. Parlando di cose contenute nella storia sacra, confonde un fatto con l'altro. Per esempio attribuisce a Maria, sorella di Mosè, più fatti che riguardano Maria, madre di Gesù, con moltissimi altri spropositi. Questa mi parmella, dice un, fa dice un fanciullo. Se Maometto era ignorante e ne fece alcun miracolo, come poté propagare la sua religione? Maometto propagò la sua religione non con miracoli o con la persuasione delle parole, bensì con la forza delle armi. Religione che, favorendo ogni sorta di libertinaggio, in breve tempo fece diventare al momento capo di una formidabile truppa di briganti. Insieme con costoro, scorreva i paesi del, eh, dell'Oriente, guad guadagnandosi i popoli, non con l'insinuare la verità, non con miracoli o con profezie, ma per un unico argomento. E lì la spada sul capo dei venti gridando: o credere o morire. Ancora abbiamo la Jihad, per esempio, in, in molti paesi africani, no? È quello che stanno facendo in Africa. Ieri sì. è morto un altro sacerdote. Sono questi gli argomenti da usarsi per convertire la gente che devono i fanciulli a San Giovanni Bosco. Senza dubbio, essendo un Maometto tanto ignorante, aveva disseminato nel Corano molti errori. L'al Corano, cioè il Corano, si può dire, ha San Giovanni Bosco, di una serie di errori di più madornali contro la morale e contro il culto del vero Dio. Per esempio, scusa del peccato che nega Dio per timore della morte, permette la vendetta. Assicura se ci va. As... Eh, Marina, sì. per cortesia, io adesso cancello perché è, è maleducazione che mentre uno sta leggendo, eh, voi però eh, disturbate, per cortesia, eh, o ascoltate eh, o ve ne andate, grazie, perdonate, ma eh, non è carino che vi mettete a parlare tra di voi adesso? Grazie. Per esempio, scusa del peccato che nega Dio per timore della morte, permette la vendetta, assicura ai suoi seguaci un paradiso ma pieno di soli piaceri terreni. Insomma, la dottrina di questo falso profeta permette cose tanto oscene che l'animo cristiano ha orrore di nominare. Infine, che differenza passa tra la chiesa cristiana e la maometana? La differenza, risponde San Giovanni Bosco, è grandissima. Maometto fondò la sua religione con le violenza e con le armi, Gesù fondò la sua chiesa con parole di pace, servendosi dei poveri suoi discepoli. Non ci sarebbe altro da aggiungere, ecco. Forse, non so se il Cardinale Zuppi e altri vescovi hanno mai letto questo breve dialogo di San Giovanni Bosco con i suoi fanciulli. No, perché c'è stato quel documento al Concilio Vaticano II che ha promozionalizzato, ha promosso, ha promosso la religione in sé, e tutte le religioni, non, non esiste più una religione cattiva, erano gli uomini che si combattevano stupidamente fra di loro. E questo, questo è un altro mh, concetto molto, molto grave. E, eh, lo potevi mettere prima, però. E chiedo scusa, <ride> mi sembrava che ci fosse, scusate, mi sembrava di averlo messo. Ah, no, <ride> ecco, e quindi capite che mh, è assurdo che si sia fatto questo passo. Senza considerare che la Chiesa prima ha sempre usato carità, non, non, non mi risulta, a parte la questione fra persone, vendette, eh, episodi, eh, eh, piccoli fatti particolari, sì, come in tutte le storie ci stanno, non è quello il punto. Io parlo dell'insegnamento della Chiesa, del Magistero, dei Santi. Dei santi che ci dimostrano come si veniva a discutere, come si faceva davvero la scuola, l'insegnamento. Abbiamo detto anche prima, appunto, di ancora Sant'Alfonso Maria de Liguori, come si era espresso. E, mh, ci sta per esempio, no, perché questo l'ho finito. No, l'altro te l'ho messo sotto, del, di San Giovanni Bosco, sì, ma sì, mi sì. pare che un po' si ripeta, no? Sì, non so sì. se c'era qualche passaggio, eh, se, se l'hai letto. So sì, sì, no, eh, eh, ecco. letto. Sì, sì, no, c'è quasi tutto, c'è praticamente tutto quello che abbiamo letto, Quindi arriviamo, eh, infine, ecco così, terminiamo a, a Charles de Foucault, famosissima è diventata almeno negli anni in cui è stato fatto prima Beato e poi Santo da poco e mh, allora eh, in una lettera inviata al suo futuro biografo René Banzin parliamo del 29 luglio 1916 che poi viene pubblicata nell'ottobre del 1917 e viene riprodotta poi nelle biografie del Beato quando appunto è stato fatto beato è stata fatta conoscere anche questa lettera. E certo, nelle opere del beato si trovano grandi espressioni di amicizia perché lui ha convissuto con i musulmani, eh? e quindi tanta stima, ripeto, alcuni sono morti con lui, eh? ammazzati. Quindi, per carità di Dio. Apprezzamenti per espressioni specifiche del, della cultura. Ecco, Charles De Foucault non la chiamava religione, la chiamava cultura e come tale lui la rispettava. Ma non parlava quasi mai di religione se non in senso negativo. Charles De Foucault. Quindi esortazioni anche alla pazienza, alla carità nei loro confronti. E come San Francesco, è un vero santo, non nasconde però la verità che esprimerà in questa lettera. Allora, questa lettera è scritta per i francesi, ma lui all'inizio fa anche un discorso che come a dire: io la faccio per i francesi, ma voi allargatela a tutta l'Europa. Allargate la... Lui quando è morto può essere... Trovami la data che non mi ricordo. Sì, te lo dico per subito. Eh, perché lui appunto eh, vede un pericolo. Capisce? Avendo convissuto con loro... 1916. Ecco, avendo convissuto con loro, è stata proprio una delle ultime lettere che era, aveva inviato. Aveva capito il pericolo dell'Islam. Ebbene sì, l'Islam in sé è il pericolo. Il musulmano da solo? No, te lo puoi fare anche amico, ma l'Islam no. Ecco cosa dice. I musulmani possono diventare veramente francesi? In via eccezionale sì, ma in maniera generale no, singolarmente sì, in via generale no. Molti dogmi fondamentali della, della religione islamica vi si oppongono con alcuni di questi si possono essere ci possono essere degli accomodamenti ma con uno e non ma con uno quello del ma, del madì, non c'è spazio di mediazione perché ogni musulmano non parlo dei liberi pensatori nati musulmani che hanno perso la fede credono che all'arrivo del giudizio finale arriverà questo Maddi che dichiarerà la guerra santa e stabilirà l'Islam su tutta la terra, dopo aver sterminato e sottomesso tutti i non musulmani. All'interno di questa visione obbligatoriamente di fede, il musulmano considera l'Islam come la sua vera patria e ritiene che i popoli non musulmani siano destinati presto o tardi ad essere sottomessi da lui o al massimo dai suoi discendenti se è governato da una nazione non musulmana egli considera questa situazione come una prova di pazienza per l'attesa la sua fede lo rassicura che ne uscirà e trionferà su coloro che al momento lo tengono sottomesso noi lo teniamo sottomesso, avete capito? La saggezza lo incita a subire questa sua prova con tutta calma. L'uccello preso in trappola che si dibatte perde le piume e si spezza le ali, ma se rimane tranquillo si ritroverà integro nel giorno della sua liberazione. Capite che cos'è l'Islam? Ecco perché da noi sono pacifici, sì, perché per il momento sono la minoranza. Quando diventeranno la maggioranza saranno dolori. Per questo i fedeli islamici possono preferire una nazione a un'altra, possono preferire la sottomissione ai francesi piuttosto che ai tedeschi, ma sarà la poi la stessa cosa, perché sanno comunque adesso che i primi sono più accondiscendenti, parliamo di quel tempo, e c'era anche la questione francese, se vi ricordate, l'in Algeria, eccetera, eccetera. Possono essere affezionati a questo o a quel francese, come ci si affeziona a un amico straniero. Si possono battere con grande coraggio per la Francia, gli algerini, no? Con sentimento d'onore, carattere guerriero, con spirito di corpo e fedeltà di parola. Come soldati di ventura del XVI e XVII secolo, ma in un senso più generale, e salve eccezioni individuali, finché sono musulmani, essi non saranno mai francesi, tedeschi o di altra nazionalità, perché attenderanno più o meno pazientemente il giorno del Madì, quando sottometteranno la Francia. O gli altri paesi da questo deriva il fatto che i nostri algerini musulmani sono così poco interessati a domandare la nazionalità francese perché chiedere di far parte di un popolo straniero che essi lo sanno in futuro verrà irrimediabilmente sconfitto e sottomesso da quella stessa nazione alla quale loro essi stessi appar oggi appartengono non avrebbe alcun senso allora, questa è una radiografia chiarissima fatta da Saint Charles de Foucault, ucciso dai musulmani, quelli cattivi, sì d'accordo, insieme ai musulmani che erano suoi amici, che lo aiutavano, che stavano lì con lui nel villaggio. Ecco, certo, ci sono quelli più cattivi, come anche all'interno del cattolicesimo, ci sono quelli cattivi, certo, è vero. Però il concetto è che la nostra religione è Cristo nostro Signore Gesù Cristo. No? È Gesù Cristo nostro Signore Dio. E da loro no? E, e da loro è tutto un concetto culturale che eh, ha delle mire, degli scopi che eh, però non sono assolutamente quelli veramente misericordiosi. Ah, bene, allora siamo quasi in conclusione, allora Dorotea, più chiaro di così, però dobbiamo sono rispondere. Liberate. Sì, sì, è giusto ah, rispondere. Eh. Allora, dice Anna, ma non si rendono conto che ridicolizzando così il cattolicesimo non fanno altro che aumentare l'odio dei musulmani nei nostri confronti? Dice a quei pastori che... che eh, non eh. Non eh, chissà, io penso che in questo momento sono convinta che gli imam... In Italia si sono messi a ridere perché, certamente, hanno capito lo sviluppo di Nostro Signore Gesù Cristo. Su questo non si piove perché, un cardinale di Santa Romana Chiesa che ti paragona la fine del Ramadan e con la Pasqua di Nostro Signore Gesù Cristo è detto tutto, è detto tutto staranno pensando eh, se nemmeno neanche, neanche più loro ci credono loro sarà ci più facile. Più. io vi ricordo solo il, eh, il sultano mh, quando ci fu l'ultima battaglia in austria e che vinse appunto l'armata cristiana e lì sempre collegata poi tra l'altro alla vicenda del rosario lì c'era il grande padre francescano come si chiama moche eh, coso eh, eh, Esther, non sto, sto facendo mete locale anch'io. ecco L'ho presa a eh. bruciapelo però stavolta sì. sono stata cattiva. Vabbè, se ricordi Daviano. E... Ah, il beato eh, padre Marco Daviano, sì, sì. Esatto. E voi pensate, mi siete tutti in ginocchio, eh, a dir Rosario. Quando vinsero, eh, dopo ricompattarono le file i musulmani, no? Ricompattarono l'esercito che era stato devastato, depresso, proprio sparpagliato. Il sultano a quel punto guardò, capì la questione e disse no, hanno vinto loro per adesso, ritorneremo quando loro non crederanno più nel loro Dio. Questa è la profezia del sultano che perse l'ultima battaglia a Vienna. Ritorneremo quando loro non crederanno più nel loro Dio. Ci siamo arrivati, eh ragazzi. Sì. Infa. Dice infatti eh, Giordano, mettendo in ombra la divinità di Gesù Cristo, fin quasi a dimenticarsene, questi accostamenti tra cattolicesimo e la religione dei musulmani diventano purtroppo conseguenti. Certo, certo per questo dobbiamo farci forza e nel nostro piccolo, i piccoli semi non è che dobbiamo fare chissà che cosa, gridare dai detti la verità significa che dobbiamo andare anche noi dove possiamo, come possiamo e dire queste verità e dire Eminenza sta sbagliando o il parroco se spara queste cose o se vedete in Mam appunto c'è un video abominevole, mi pare proprio in Italia, di un vescovo che dà la comunione a un imam che era stato invitato e quello voi pensate che intervistato quello quando gli hanno detto ma lei perché è andato cioè, ma non lo so visto che facevano tutti così pensato di far piacere al vescovo che mi aveva invitato che non c'era nulla di male che magari gli faceva piacere se io mi avvicinassi come fanno tutti loro e quindi andare a prendere questa cosa che distribuiscono, non lo sapeva nemmeno. Che faceva? Sì. E lui gliel'ha data la mano, il vescovo. E lui ha preso, se l'è portata, dice, che ci ha fatto? Dice, ma no, dice poi non si sa com'è finita veramente. Però dice che è tornato al suo posto e la teneva in mano. Mamma mia! E qui stiamo rispondendo anche a Giuseppe, che dice che anche il vescovo della sua città usa scrivere lettere di auguri alle, comuni, alle comunità mesolbane. Ha provato a parlare di questo ai sacerdoti, ma con scarsi risultati. Nel nostro piccolo, che possiamo fare? E intanto noi abbiamo fatto questa tavola rotonda, Giuseppe, ecco. Pregare, fare riparazioni, tanto, eh. tante, sacrifici, sacrifici. E dire la verità, e eh, va bene, scarsi risultati lo sappiamo, purtroppo anche questo sarà uno scarso risultato, eh, non arriverà neppure a zuppi, però noi ci auguriamo che i sacerdoti che ascoltano si sveglino un attimo e si ricordino perché sono stati ordinati i sacerdoti e, e, e chi è il nostro Signore Gesù Cristo e che non è affatto vero che bisogna equipararlo agli altri e non c'è assolutamente. La verità nel eh, fare questo sincretismo religioso né arrivare a dire che il digiuno del Ramadan è lo stesso, è simile, cioè lo, lo ha equiparato, non in sostituzione, questo no, naturalmente, ma eh, come il digiuno cattolico, ma soprattutto la festa del Ramadan. Robba che dovrebbe fare impallidire qualsiasi musulmano. Dovrebbero scrivergli loro ai nostri vescovi e dire: ma la smettete di dire cretinati? Ma difendete il vostro Dio, no? Eh. Questo dovrebbe scrivere un musulmano. Ma, ma non capite che scrivendo quelle cose ci offendete? Equiparate? Eh, eh, siete voi che state equiparando tutto? No, noi ci teniamo. Che Maometto è superiore a Gesù Cristo. Cioè voi pensate che una lettera di questo genere a noi ci farebbe molto bene. Perché qualche vescovo dovrebbe svegliarsi e dire: pensate un po' da chi ce lo facciamo dire. Eh. Un po'... E soprattutto non cediamo, non cediamo allo sconforto che questi sacerdoti, purtroppo, molti parroci, invitano i musulmani, invitano l'imam. Durante le celebrazioni nella, nella chiesa, voi diteglielo: State sbagliando, state sbagliando. Andate in zone neutre. Qui c'è il nostro Signore Gesù Cristo nel tabernacolo. Non vi ascoltano, ve ne andate e andate a fare riparazione. Eh? E poi si riprova, ma il farlo dire: guardate che. Potrebbe svegliarsi una persona qua, una persona là, e eh, quell'altro che potrebbe dire, cavolo, e mica c'ha tutti i torti. Oppure, eh, vedi, lo volevo dire anch'io, ma non ho avuto il coraggio, perché mi sentivo solo, ma adesso siamo in due, in tre, in quattro. Ah. Così, piano piano. C'è un'ultima domanda, Dorotea, eh, di Paolo, che chiede, Allah, come altre divinità, può essere considerato un demone? No, attenzione, Allah è, significa Dio semplicemente in arabo ed è addirittura detto anche dai cristiani arabi. Eh, e infatti per questo c'è molta confusione pure oggi a Gaza e tutto, perché molto si parla di musulmani, ma molti sono cristiani <ride> che parlano arabo e quindi Allah è il loro modo di quando dicono Dio, noi diciamo Dio in italiano, no? Loro dicono Allah. Certo, poi la considerazione di questo Dio è diverso no, non è un demone. Questo no. E, e loro credono nel Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe, sì, però che non gli fanno fare alcun progresso, nessuna rivelazione. La rivelazione sta nel Corano, ma se noi andiamo a vedere che è sta scopiazzatura tra la Bibbia e poi i Vangeli, è un mischiaticcio. Qualche cosa è azzeccata, qualcosa è detta giusta, ma la maggior parte fa vedere proprio il libro di Sant'Alfonso Maria de Liguori, e, che ne parla. E se non mi sbaglio, lo ve, mi sa che l'hanno ripubblicato quelli di Radio Spada, sono loro che l'hanno ripubblicato. C è, c è, c è. Ecco. Eh, sarebbe interessante andarla a prendere quel libro lì su Sant'Alfonso Maria de' Liguori sulla storia dei musulmani. E ecco, e, quindi che ti fa vedere anche tutta una serie di contraddizioni. In una sura dicono una cosa, in un'altra sura ne dicono un'altra. Perché, Perché scopiazzato, eccetera. Ma no, in questo caso, non è Allah in sé, non è un demonio quello in cui loro credono è che hanno preso questo Dio è impersonale, è puro spirito, non è persona, quindi non ha figli <ride> e non è padre, infatti, e, e niente, quindi di conseguenza è Sì, l'unica rivelazione che loro accettano è quella fatta da Abramo, il sacrificio di Isacco e poi la questione di Ismaele. Insomma, tutti quei vari capitoletti all'interno della Bibbia, della parte iniziale del Pentateuco. Poi, dopodiché, Dio è rimasto lì fermo. E così anche come il, gli Ebrei, no? Che eh, il Dio dell'Antico Testamento, sì, si ferma là, non c'è stata alcuna rivelazione, loro attendono il Messia. Attenzione che anche l'Islam attende il Messia, eh? attenzione che non è Maometto il profeta Alla fine del mondo. Quindi anche gli ebrei noi abbiamo invece che il Messia è arrivato. <coughs> L'ha promesso. Allora, eh, poi altre ecco, cose. demone possono essere considerate eh, che ispirano quelle religioni orientali molto, molto, molto strane. Lì sì, perché si fa adorazione. L'Islam, per esempio, c'è una cosa di buono almeno, non fa adorazione. Loro non ce l'hanno, hanno la preghiera, ma non è adorazione. Loro non adorano perché Dio è spirito, non c'è da adorare, c'è da pregare, sottomettersi, obbedirgli. Islam, sottomissione, finisce. Cioè. Mentre invece queste altre religioni, attenzione, adorano gli idoli. L'Islam no bene, allora eh, Anna Rosso chiede se la Fratelli Tutti a può aver contribuito a ad au aumentare queste cose per gli auguri della Madame e il resto di oh, sicuro non, 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 lo ha, non lo ha sfavorito ah, se, se, se pensate anche all'Evangeli Gaudium c'è un articolo bellissimo pubblicato da Sandro Magister mo vada a ricordare la data di un padre Samir che è proprio un arabo e che ha spiegato gli errori, mi pare che stiamo nel 2016-2017, Sandro Magister, che ha pubblicato di Padre Samir questo ehm, chiarimento. Articolo. Eh? Un articolo, sì. Un articolo di Padre Samir dove eh, elenca alcune parti dell'Evangelii Gaudium eh, 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 con frasi tremende di Papa Francesco in contraddizione con la dottrina cattolica, inaccettabile addirittura detto da lui che è un sacerdote missionario del, del, del cosu era delle, delle missioni. No, no, era Gesuita, padre Shamir. Ah, ecco, eh, pensa un po', insomma, eh. quindi che l'ha bello bello bastonato. Poi certo la Fratelli Tutti, beh, cani e porci, mentre Gesù dice di non dare le perle ai porci, Papa Francesco con Fratelli Tutti e va la grande ammucchiata così esatto, se sì, si sì. fa la zuppata Papa Francesco ha fatto la grande ammucchiata capite dove si arriva ragazzi cioè... infatti dice che Emanuele che è il numero 3 della Fratelli Tutti il Papa strumentalizza l'episodio della vita di Francesco al Sultano sì. ma infatti non la racconta, sì. la rielabora la rielabora Beh, sì. eh, Sebastiano dice che non vi sceglierà zuppi quando diventerà Papa non lo sappiamo, ah, non sappiamo nemmeno Francesco, se diventerà Papa. Sicuro Francesco II porta già il crocifisso, sì, eh, sì. la, la croce di Francesco. Sicuro Francesco II, perché, perché poi non c'è fantasia come purtroppo non l'ha avuta manco Giovanni Paolo II, bisogna riconoscerlo. E... Ecco, quello di mettere due nomi insieme così, vai, Papa Francesco non era mai esistito, un Papa di nome Francesco. E vai no? adesso facciamo Francesco II, sicuro se, ho, se ho un filo eh, metterà Francesco II, sicuro. Beh, comunque Giovanni Paolo II lo fece per il predecessore che era morto da poco. Sì, un mese, sì, sì La situazione fu diversa, perché 33 sì. giorni colpì un po' tutti. Certo, certo, poca fantasia in questo senso, cioè che poveraccio, secondo me, si è trovato di fronte a una situazione veramente più grande di lui se pensiamo che nel giro di un mese. Morto un papa, sepp Seppellito, nominato uno, era appena ritornato a Cracovia, quello muore e, e ritornano di nuovo in conclave e viene eletto lui. Cioè, capite che... Bene. Ma, bene. Insomma, poi il Signore si divertirà molto ancora con noi. <ride> bene, allora, bene. siamo in conclusione. No, diceva Gianluigi Greco, per loro Gesù tornerà, ma è una delle varie interpretazioni. In questo sono sulla verità. va no, bene, non è che è difficile. Il Messia tornerà. Allora, eh, mh, Gesù Cristo, mh, no, lo, per loro è il grande profeta, ma non come Maometto, inferiore, poco inferiore, poco, a Maometto, ok? Il Messia, loro non sanno se è Gesù Cristo, non lo sanno, non non sanno come, però aspettano il messia che verrà alla fine del mondo proprio per la grande girata, che poi dovrebbe essere quel nome che ma mi pare che qualcuno l'ha messo ecco Sebastiano grazie esatto Hernanes sì. Hernanes Hernanes Sì, non lo so pronunciare io, per so. quindi ecco. Quindi eh, insomma Emanuele, qui mi sa che tutti quelli bruciati stanno venendo eletti papi, <ride> mamma mia, tutti quelli che sono stati bruciati nel periodo precedente so, hanno ricevuto tutti la porpora, lasciamo perdere, eh. ma vabbè. Okay. noi allora eh, Cardinale, eh, carissimo Eminenza, Cardinale Zuppi se mai dovesse sentirci, spero che eh, come lei ha tanta misericordia per altre persone ce l'abbia anche per noi. Perché eh, possa fermarsi sul fatto mh, che non abbiamo avuto nessuna intenzione di offenderla, ma lei con la sua lettera ha offeso la nostra fede. Ha offeso la nostra fede, ha offeso nostro Signore Gesù Cristo, equiparandolo, paragonando il nostro digiuno, i sacrifici che tanti cristiani stanno facendo. Lei lo ha equiparato a un Ramadan. E ma quello che è più grave è la festa del Ramadan. Lei ha equiparato la festa della Ramadan con la nostra Pasqua e questo non è accettabile. Quindi non si offenda per questo video, se mai lo dovesse vedere così tutti gli altri sacerdoti che possono difenderla. Ma la preghiamo di ripensarci un attimo e pensare un po' ogni tanto, mica tanto, eh, ma ogni tanto pensi un po' pure a questi poveri disgraziati di cristiani come noi che cercano cercano nel proprio piccolo di vivere la propria fede e sentirsi invece buttati fuori da gente come voi che porta la porpora che è rossa, cardinale, è rossa, lo sa perché? Mm? Quindi Santa Pasqua, anzi, prima buona settimana santa, e Santa Pasqua di nostro Signore Gesù Cristo. Bene. Noi vi ringraziamo per la pazienza e per tutto quanto e ragazzi bisogna che incominciate anche voi a darvi da fare, piccolo piccolo piccole gocce eh, imparare un po' la formazione cristiana cattolica, studiate i santi voi trovate e andate a scavare libri dei santi non quelli fatti dai modernisti di oggi, libri vecchi purtroppo, andate nelle biblioteche e troverete ottimi libri sui santi e vedrete che piano piano la nostra formazione tornerà a formarsi come si deve e a dare risposta, risposta della ragione eh, che, eh, della speranza che è in noi ragione della speranza che è in noi come dice l'Apostolo Pietro grazie a tutti voi e... prima dei saluti eh, devo dare le comunicazioni per la prossima settimana che sarà una giornata piena anche perché poi chiaramente nella settimana santa la dedicheremo al silenzio e alla preghiera sì, nei cenari saranno video Ecco, lunedì alle 21, alle 21.15 stiamo concordando l'orario, ci sarà la conferenza del professor Manetti sull'azione cattolica. E martedì alle ore 21 in contemporanea ancora di Buon Consiglio, la professoressa Cristina Siccardi eh, ci parlerà di San Giuseppe, perché è la solennità di San Giuseppe. Mercoledì ci sarà la conferenza coniugale dei coniugi Manetti che ci parleranno della passione della Chiesa e poi ricordiamoci anche i Cenacoli dal lunedì al giovedì nonché eh, la Catechesi alle 16.45 di Padre Serafino Maria Lanzetta già vi possiamo anticipare che ci parlerà di San Giuseppe e poi vedremo eh, se faremo anche la prossima settimana una tavola rotonda, comunque lo saprete restate sintonizzati ecco. esatto <ride> sì. grazie per la vostra pazienza grazie per tutto vi ricordiamo di andare anche un po' a rovistare su Cooperatore Veritatis il sito perché troverete un sacco di sezioni storia, apologetica, dottrina, catechismo, libri da scaricare a Gogo, -go, eh, libri del Catechismo da scaricare, libri di spiritualità da scaricare, eh, quindi di materiale ne avrete veramente tanto a vostra disposizione. Grazie a tutti, un ricordo nella preghiera. Grazie infinite. Laudetur Jesus Christus. Sempre laudetur, Ave Maria.